All'epoca ho potuto, lo è, all'epoca lo ero, ho potuto interpretare una giovane donna. E, ci sono vari tipi di donna, c'è cioè la moglie di Michele Placido nel film, che è una donna, no, che rientra in un certo schema che ben conosciamo, che è a casa, che lo sostiene, e che a volte si prende anche il cazziatone per aver provato a fare qualcosa in più, come nel caso insomma della pasta, eccetera. Cioè è un tipo di donna più remissiva. Il personaggio che interpreto è una che non vuole essere tra quelli che restano. In questo film quelli che restano sono o dei disperati o degli eroi. Silvio è eroico, il personaggio di Silvio Orlando, invece le persone che decidono di restare in questo piccolo centro che si sta svuotando, e c'è cioè un pazzo, il matto del paese, che invece è un disperato. Lei non vuole far parte né degli uni né degli altri, se ne va, molla, lascia stare, non combatte per, insomma, per la propria terra. Era un, insomma, è un bel personaggio, ed è anche questo un personaggio che abbiamo conosciuto, nel senso che i tre veri protagonisti di questo film ci hanno realmente seguito durante le riprese, ed è stata una cosa molto, molto forte da fare, molto emozionante. Raccontavamo una storia di morti sul lavoro, di morti in fabbrica, e quindi insomma era piuttosto forte, però abbiamo trovato anche, come diceva prima Riccardo, nel tempo loro hanno trovato anche la voglia di leggerezza, insomma, fuori dalle riprese, ma anche dentro le riprese c'è stata questa leggerezza, insomma, la cifra stilistica di Riccardo, devo dire che c'è sempre. Quindi insomma non, in questo caso questo personaggio poteva secondo me essere anche un uomo, nel senso che vale la scelta che fai, restare o andare via, e lei fa la scelta, insomma, forse più facile, però anche in quel momento l'unica possibile. Questa vostra collaborazione poi, per tenere un po' la vostra storia, è proseguita con un altro film, tutt'altro che commedia, Piano Solo, dove tra l'altro interpreti la sorella del protagonista, che credo sia stata un po' forse una delle primissime cose importanti che hai fatto, perché nonostante, come si dice nel cinema, non esistono piccoli ruoli ma piccoli attori, lì aveva una parte dal punto di vista quantitativo, una piccola parte, ma però è stato un personaggio molto importante, sì. Anche lì devo dire, lì mi sono trovata un po' nella situazione in cui si sono trovati i nostri tre grandi interpreti nel film, e ho lavorato fianco a fianco con un personaggio reale che mi ha seguito, quindi dovevo interpretare un personaggio realmente esistente, che è la sorella di Luca Flores, e lei, Barbara, ci ha seguito durante le riprese. Anche lì sei con una materia, insomma, viva, una materia molto delicata, e quindi devo dire che se da una parte insomma mi ha un po' inibito, dall'altra probabilmente mi ha aiutato a lavorarci insieme. Senti, intorno in questi incontri si fa sempre una domanda stupida, e ve la faccio: è più facile fare la commedia o fare un film drammatico? Ed è rivolta ad entrambi. Da sceneggiatrice è molto più difficile fare un film di commedia, naturalmente, e anche da interprete, per quanto mi riguarda. Penso che determinate situazioni, diciamo, possiamo... penso che riuscire... Non penso, ho la certezza che scrivere uno sketch, che è un'altra cosa, che è parte del mio lavoro da più tempo, scrivere delle sceneggiature divertenti, è una cosa complicatissima. È un ricamo... che a volte non riesce, quando riesce però voli. Ma non lo so, io so che la cosa più sincera che posso dire è che la disperazione è la stessa, anche se i film sono, magari riescono più divertenti, e sono magari sono considerati film divertenti come Gatto. In realtà Gatto secondo me racconta un dramma del paese importante per cui io sto male, non so come, cioè la cosa nasce dal fatto che secondo me va raccontata la divisione che c'è nel paese, no? Quindi lo scontro sociale e chi alimenta la divisione, no? Chi soffia sul fuoco della divisione lo fa scientemente, insomma. Ecco, io penso che questo sia un tema importante. Su questo abbiamo fatto un film che è sì molto divertente, ma di fondo ha quello che io sento e percepisco tutti i giorni,
la possibilità che questo paese a un certo punto arrivi in una linea di sottile in cui poi non si prenda più, no? E non si riprende più e possa poi da lì in poi precipitare in qualcosa di più grave, no? Io questa sensazione ce l'ho, continuo ad avercela, penso che questo orlo sia sempre molto vicino. Quindi quindi commedie poi nascono sì per essere divertenti, per essere larghi, e questo è un altro tema, però cioè il fatto che i film che citavi tu prima, sia Il posto dell'anima che Piano Solo, sono film che hanno avuto un raggio corto, no, di diffusione. I film successivi hanno avuto un raggio più lungo, no? Sono più aperti, insomma. E questo è andato così, diciamo, questo percorso si è man mano formato, perché strategicamente, anche oltre che istintivamente, la commedia ha preso un po' più il sopravvento, no? Era anche un modo per raccontare in maniera più diffusa e più, no, il discorso di essere popolari. Quindi entriamo poi in un altro ambito, però ecco, nascono tutti, diciamo, dalla stessa radice, però, ecco, e sono difficili entrambi, secondo me, perché poi la domanda che dici tu è stupida, ma insomma è stupida relativamente, cioè è una domanda molto seria, perché è complicato, perché per far ridere bisogna essere capace a far ridere, insomma, quindi anche essere popolari secondo me è una qualità, per esempio, quando si parla di film di qualità, di film popolari, no? Si divide in due, si fa secondo me un errore, ma lo dico da spettatore. Cioè io penso che una qualità di un film possa essere anche quella di essere largo, di essere, no, fruibile e popolare. Il problema è cosa arriva, ecco, e se arriva una cosa decente, il film è più di una commedia.